La Fondazione Mona Lisa veste il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo. Sono state infatti consegnate le originali felpe colorate con il logo Archeo Arezzo Museo ed Anfiteatro, indossate dal personale di accoglienza. Da bravi aretini prendiamo in considerazione le cose belle che abbiamo. Abbiamo fatto poco questa volta perché abbiamo contribuito con delle felpe e delle magliette logate perché il personale sia distinguibile dai visitatori. Io credo che sia una buona iniziativa per capire che l'integrazione è anche questa, oltre quella che normalmente la Fondazione fa con i bambini multiculturali. Ho fatto Babbo Natale ieri l'altro che eravate presenti. Io sono convinto che sia una buona cosa. La nostra immagine è ancora più giovane, elegante, e attraverso queste felpe possiamo non soltanto promuovere la nostra nuova immagine coordinata, Archeo Arezzo Museo Anfiteatro, ma possiamo anche ricordare ai nostri visitatori le iniziative della Fondazione e appunto Mona Lisa, che sempre ci sostiene e che ringraziamo ovviamente nella persona di Piero Iacomoni. Le stesse felpe durante tutto il periodo natalizio potranno essere acquistate al museo con un'offerta minima di 20 euro. Il ricavato di questa iniziativa andrà in parte a sostegno dei progetti charity della Fondazione ed in parte contribuirà a realizzare un nuovo totem del gattino Gaio, la mascotte del museo. È lo spirito che conta, poi il risultato non credo che sia eclatante, ma comunque lo spirito che conta di condividere problematiche e progetti. Noi abbiamo già qui due totem a grandezza naturale del gattone Gaio e vorremmo integrarne un altro all'interno del museo, e la novità è che inviteremo i bambini a scegliere l'immagine del gatto Gaio che preferiscono.